Salve a tutti, fratelli e sorelle, benvenuti al nostro appuntamento quotidiano della parola di Dio, riguardante oggi il Vangelo del giorno del 17 ottobre del 2018. Che cosa ci dice oggi la parola di Dio, di Gesù? In modo particolare riguarda il Vangelo di Gesù Cristo secondo San Luca. E quello che mi ha colpito di questo passo del Vangelo, che poi tanto lo ritroverete ovviamente nella descrizione, dice proprio questa cosa qui. Dice: guai a voi farisei che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. E poi, per esempio, ti risponde poi ad un dottore della legge: guai anche a voi, dottore della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Che cosa ci vuol dire il Signore? Che è vero che è importante, ovviamente, come lo dice proprio chiaramente il Signore, non è tanto l'esteriorità, restiamo sempre sul fatto dell'esteriorità. Poi, se internamente l'amore di Dio non c'è, come si può andare a parlare in nome di Dio? Cioè, il discorso è questo, ovvero, se voi pagate la decima, dice, e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio, ma che cosa fate di straordinario? Cioè, fate una cosa assurda, perché vi mettete contro Dio. E così anche i dottori della legge, cioè, voi dite: bisogna fare questo, la legge dice questo, per fare un esempio, e poi quella legge che loro la dicono con la bocca ma non con il cuore, non la utilizzano, ovvero non la portano nella realtà quotidiana. Quindi l'amore di Dio supera la legge, perché l'amore di Dio va oltre la legge, e la giustizia che arriva fino a un certo punto, la giustizia di Dio è l'amore di Dio ovviamente, è diverso rispetto a quello umano. Tanto è vero che Gesù lo dice senza tanti problemi a questi, diciamo, farisei e dottori della legge. Sappiamo che ci troviamo in questo passo comunque in Israele, quindi il Messia è Gesù Cristo ed è nato lì in Israele. Quindi una forte tensione che c'era tra i farisei e ovviamente e Gesù. Altra cosa di vedere è la volontà di Dio, la tradizione e la volontà di Dio del beato John Henry Newman, che è un cardinale fondatore di una comunità religiosa, un teologo. È molto importante e molto bello poterlo leggere sempre in questo link che poi metterò nella descrizione. E tant'è vero che dice: si può dire che la Bibbia ci dà lo spirito della nostra religione, mentre la Chiesa deve formare il corpo in cui questo spirito si incarna. La religione non esiste in modo astratto. Coloro che provano ad adorare Dio in un modo, dicono, meramente spirituale, finiscono per non adorarlo affatto. La Scrittura ci dà lo spirito della nostra devozione e la Chiesa ce ne dà il corpo. Ed è vero, ed è la realtà tutto qua, questa cosa qua. E conclude dicendo che è come non possiamo vedere lo spirito di un uomo senza il mezzo del corpo, così non possiamo capire l'oggetto della fede senza la sua forma esteriore. Bene, io vi ringrazio. Prima di ringraziarvi, scusate, mancava un pezzo che mi veniva dalla lettera anche di San Apostolo ai Galati. Dice questo: attenzione a quello che dice San Paolo, che fornificazione, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Ovviamente se si pente un discorso e la grazia di Dio c'è, ma se non si pente non possono e non erediteranno il regno di Dio. Questo è quello che ci dice la parola. Il frutto dello spirito, quelli sono i frutti della carne, ma i frutti dello spirito sono la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé. E contro queste cose non c'è legge. È quello che dicevo, e come non è che lo dico io, ma lo dice il Signore Gesù. È quello che esce dal cuore. Parte tutto da lì, il fondamento. Bene.
ora è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.